Cari amici della televisione di Quotidiano.net, buongiorno e bentornati per parlare di calcio e del disastro degli arbitri sotto la gestione di Pierluigi Collina. L'ultimo a lamentarsi in ordine cronologico è stato José Mourinho, che oggi compie 46 anni e che ieri sera è stato espulso da Celi durante Inter-Sampdoria perché l'allenatore dell'Inter si è permesso di affermare, di ricordare all'arbitro, di dire all'arbitro che aveva paura nel dirigere l'incontro, forse perché è troppo sotto pressione, forse perché non voleva pagare l'eco e il clamore suscitato dalle cantonate prese sabato sera da Saccani a Torino durante Juventus-Fiorentina, quando ha negato un rigore evidente ai viola e ha annullato un gol regolare di Gilardino. La verità è che un anno e mezzo dopo l'insediamento di Collina quale designatore arbitrale, la categoria vive una delle crisi più gravi della sua storia. Si moltiplicano le proteste delle squadre, dei personaggi del calcio italiano. Abbiamo parlato di Mourinho, abbiamo parlato di Andrea Della Valle, di Diego Della Valle, del Napoli, del Genoa, della Regina, del Palermo. Basta scorrere le cronache della prima giornata del girone di ritorno per rendersene conto. Ciò detto, credo che a questo punto la posizione debba essere chiara. Prima di tutto, Collina deve essere rimosso dal suo incarico, perché nella stessa misura in cui un allenatore sbaglia e paga con l'esonero i suoi errori, succede spesso a ogni piede spinto, non si capisce perché l'allenatore degli arbitri debba continuare ad allenare questa squadra che fa acqua da tutte le parti. La verità è che il calcio italiano ha paura di dire le cose come stanno. Dal punto di vista tecnico questa classe arbitrale è mediocre. Mourinho ha fatto benissimo a protestare, così come fa molto bene a protestare la Fiorentina e come fanno molto bene a protestare le squadre che subiscono torti in maniera impressionante. Per uscire da questa situazione la prima cosa da fare è rimuovere il designatore arbitrale. Chiunque venga al suo posto, peggio non potrà fare.